Stamattina vogliamo continuare su questa scia. Tu dici il clima di un gruppo ne determina le performance, quindi attenzione al lavoro. Al clima che si respira in qualsiasi gruppo, gruppo familiare, a scuola e soprattutto nei gruppi al lavoro. Spesso nel mio lavoro di formatore nelle imprese, entrando già nell'azienda, sono in grado di comprendere come vanno i risultati di quell'azienda. A seconda del clima che si sente, molto spesso dico sempre: le aziende silenziose hanno le statistiche schiantate. Perché? Perché non si corre per passione, per motivazione, si corre a volte per paura quando si corre e i risultati non sono assolutamente quelli desiderati. E quindi il mio consiglio è: preoccupatevi del clima che si respira in un gruppo, in una stanza, in un'aula. La musica, i colori, le piante, l'armonia, la gente che sorride, sono tutte cose, piccole cose, intangibili, ma che diventano tangibili perché arrivano al cuore delle persone, le animano e sono sempre le persone a ottenere grandi risultati o grandi fallimenti.